fiamma al giorno, energie dell'8 di novembre. Scegliete la vostra variante, luna, stella, sole. Chiediamo ai nostri angeli che intervengono in questa stesa per darci le energie dell'8 di novembre per tutte le tre varianti. E la luna comincia una nuova situazione. Vi siete liberati veramente da condizionamenti esterni, avete fatto un lavoro incredibile, fortissimo, intensissimo sullo scioglimento del karma e sugli schemi mentali. Qua c'è proprio una nuova avventura che inizia, siete all'inizio veramente di un nuovo ciclo definitivo. Qua, attenzione, siamo anche nel corridoio dell'eclissi, qua ci sono situazioni che vengono chiuse e nuove situazioni che arrivano, ma non c'è più, come dire, ci sono delle chiusure definitive con dei comportamenti, con delle modalità, con delle situazioni che abbiamo sempre portato avanti nel passato. Questo non significa, diciamo, che troncate delle relazioni o troncate delle situazioni, potrebbe anche essere chiaramente, ma si parla anche proprio di stravolgimento di quelli che sono i nostri schemi mentali. Quindi attenzione che la Luna sta veramente facendo una trasformazione, anzi ha fatto una trasformazione incredibile e comincerà una nuova situazione. Questa si è girata, abbiamo tanto fuoco che deve essere materializzato, c'è l'energia dell'anima che vi sta guidando, quindi qua siete veramente in assonanza con questo nuovo inizio e comincerà veramente una nuova situazione. Attenzione che domani ci sarà l'eclissi e chiaramente andrà a diciamo a mettere la ciliegina sulla torta dell'eclissi che c'è stata nel 25 di ottobre, e poi ci sarà il portale dell'11-11. Qua si è uno stravolgimento, non c'è più storia per nessuno, quello che cambia adesso non cambia mai più, quindi ponete fine a tutto quello che volete concludere e iniziate la vostra vita così come sentite di volerla fare. Infatti qua mi sta dicendo che avete concluso diciamo in maniera ufficiale delle situazioni, quindi siete stati in grado di portare a termine tutto ciò che non era più assonante con la vostra energia, quindi appunto rilasciate tutto e partite per questa nuova avventura. Qua mi sta dicendo che anche questo sarà nelle relazioni, una relazione animica finalmente può cominciare e può manifestare in tutta la sua magnificenza, proprio perché appunto non ci sono più i pesi del passato. Vediamo un po' cosa mi dicono. Sì, siete entrati in una nuova dimensione di comprensione, quindi siete veramente andati oltre. Comincia una nuova vita per la Luna, anche dal punto di vista relazionale, ma non solo, ma relazionale, veramente. C'è arrivare a un dunque in una relazione animica che vi sta molto a cuore. Sole. E qua c'è l'imperatore, qua c'è un uomo importante o comunque un maschile importante che si è appropriato del proprio potere, quindi c'è una situazione importante. Andiamo a vedere che cosa mi sta dicendo, perché potreste essere voi che finalmente siete in grado di equilibrare il vostro maschile interiore, oppure semplicemente c'è la vostra controparte maschile che finalmente è venuto a contatto con il suo potere. Qua potrebbero essere entrambe le situazioni, qua c'è proprio la conclusione materiale attraverso delle scelte, delle azioni importanti, quindi la stella oggi porterà a compimento, o comunque in questi giorni, a compimento una situazione molto concreta, quindi aspettatevi veramente di dover operare delle scelte, prendere delle decisioni importanti, perché la vostra vita può cominciare da zero. E infatti c'è proprio fortuna, unione, mi viene da dire che qua anche si prendono delle decisioni riguardo a delle situazioni o disarmoniche in tutti gli ambiti della vostra vita, oppure proprio relazionalmente. Qua c'è qualche cosa che un maschile, può essere quello esteriore o potreste essere voi, che prendete delle decisioni e materializzate in unione, e ci sarà veramente molta molta fortuna, eh? Allora vediamo un po'. Sì, c'è la scintilla creativa che vi sta guidando, quindi è un maschile sano che ascolta se stesso, ascolta l'anima e la mette in pratica, quindi anche qua comincia qualche cosa di meraviglioso anche per la stella. Pensate un po', nuovi inizi, sì, nuovi inizi animici. Allora andiamo a vedere il sole. Ci sono ancora delle paure, ci sono ancora delle situazioni karmiche che emergono, ma attenzione che con diciamo l'eclissi dell'8 di novembre ci sarà proprio il portare a termine quelle che sono le situazioni karmiche, quindi non spaventatevi se emergono delle situazioni ancora di ferite o di paure, perché vi si presentano proprio per essere eliminate, quindi attenzione che anche qui quello che eliminate adesso lo eliminate per sempre, non c'è via di ritorno, siete sorretti dalle stelle, quindi non vi preoccupate, anche questa eclissi vi sta parlando
parlando proprio di scioglimenti karmici importanti, andare a ripulire queste paure, queste separazioni, quindi non preoccupatevi che siete supportati dalle stelle, perché c'è un'affettività che vuole manifestazione. Forse avete ancora paura, avete ancora qualche cosa da risolvere, ma c'è una relazione importante che vuole manifestarsi, vuole fare casa concreta con voi. Quindi anche qui c'è una relazione che vuole cominciare, diciamo, una nuova vita. C'è ancora qualcosina che vi tira indietro, quindi mi raccomando, non rifiutate tutto quello che emerge in questo periodo, perché emerge proprio per essere spazzato via per l'ultima volta. E guardatelo qua, c'è un amore forte, 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 quindi affidatevi all'anima e vedrete che tutto si sistemerà. Riuscirete proprio a concludere delle situazioni karmiche o portare a, diciamo, alla luce ferite che ancora di cui non eravate consapevoli. Infatti qua c'è proprio la materializzazione di un qualcosa che va oltre, cioè il conoscere, andare a comprendere quelle che sono, attraverso le situazioni che capitano, quali sono le ferite e portarle proprio alla conclusione. Quindi anche qui ci sono conclusioni e quindi ovviamente ci sia la materializzazione di un'unione molto molto forte, concreta, che aspetta solo che ci siano gli ultimi passi per concludere appunto ancora ferite o ancora paure.